Bene, ho appena finito la mia teatrale in questo momento con grande successo, ragazzi. Uno spettacolo veramente carino. Il figlio al prodigo, faceva la parte di un papà che riceve un figlio dal Giappone. Pensa come sarà contento. Sì, faceva il comico anche lui in Giappone. Ma c'è da ridere, i giapponesi non ridono. È vero, c'hanno solo il riso. Che c'hanno? Il riso. Senti, ma il nostro rito lo facciamo, ma sì, ci vuole, certo, dai, anche questa sera tutti insieme, ci prepariamo, è una cosa importante. 3, 2, 1, forza la musica! Forza la musica, dai! Siamo in vena di allegria questa sera. Sì. Senti, ma ci vogliamo spostare? Sì, allora, una bella pure puntata con la gara, con tanti amici, con tanti ospiti, con tanta musica. Come sempre, a Festival Italia di Musica c'è tanta musica, infatti. C'è tanta musica. Mancano gli scaldamenti, però la musica c'è. Però noi ci scalderemo attraverso le note. Vogliamo dire che siamo senza riscaldamenti. Senza tutti gli riscaldamenti. Ecco, ragion per cui siamo tutti super coperti. Adesso ci avremo gli Ice, poi Ghiaccio California e poi avremo vari gruppi oggi, ma veramente ci divertiremo tanto. Ma la tua colonna sonora della vita? Beh, ce n'è una che è straordinaria, che suonavano i Dick Dick, ma era un remake che era Sognando California, bellissima, che è veramente una cosa che ricordo con veramente grande affetto e ogni tanto mi balza nelle orecchie. Come anzi, ronzio. Salutiamo Pietruccio dei Dick Dick. Ciao Pietruccio! Se non stai in giro per il mondo, come sempre. È vero, perché lui fa dei viaggi pazzeschi ovunque. Anzi, io vorrei anche cogliere l'occasione per fare un caro saluto a Nick Luciani. Sappiamo, quindi il disco sta per uscire, arrangiato naturalmente da Angelo Petruccetti, che sta facendo un ottimo lavoro, che si muove dietro le nostre telecamere anche Nick Luciani, una delle voci più acute del mondo. Credo che abbia vinto anche dei premi come la voce più acuta, più alta del mondo. È vero.